Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta, bentornati sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria di Pavia, che ancora per un po' è il nostro salone teresiano virtuale. Prosegue la nostra rubrica, il libro della settimana, che devo dire è molto seguita, vi ringrazio moltissimo, molto diciamo successo, e prosegue questa settimana con un libro che è veramente una sorpresa. Almeno per me che appunto non conoscevo ancora l'autrice. Peccato che sia un vizio. L'autrice è Viviana Gabrini, che diciamo adesso vi presento i nostri ospiti, vi racconto un po' di lei e poi leggeremo qualcosa da questo libro che è veramente molto interessante. È un libro di racconti, è diciamo un piccolo grande libro. Allora, vi presento immediatamente i nostri ospiti. Eccoli. Dunque, anzitutto abbiamo con noi l'autrice Viviana Gabrini, io vi racconto qualcosa di lei. Allora, la Viviana è un'attrice e tiene laboratori di lettura scenica, infatti puoi leggere anche un pezzo. Ha pubblicato racconti in varie antologie, ha pubblicato i racconti I fili di Arianna e poi è presente in varie antologie, fra cui In viaggio, Di mari e tempeste, Altri volti, Contatto. Con Prospero Editore ha pubblicato la raccolta Peccato che sia un vizio nel 2020, quella che oggi presentiamo, e ha partecipato alla antologia Anch'io, storie di donne al limite. Anche di questa poi parleremo perché è una. Io ringrazio Prospero Editore, che è l'editore attuale di Viviana, che me l'ha donata alla biblioteca perché è un libro molto interessante. E quindi, anzitutto, benvenuta Viviana. Grazie Bella, e grazie a tutti voi e buona giornata a tutti voi. Certo. Allora, poi abbiamo con noi Marco Ruggeri. Marco Ruggeri è il presidente, scusate, è il presidente dell'associazione culturale L'Officina delle Buone Idee di Cigognola, che diciamo fa tutta una serie di iniziative, veramente tante, per la promozione delle arti e della cultura, realizzando manifestazioni. Tra poco, poi ci racconterà, mi sembra sabato, inaugurate una mostra, Certo, giusto? confermo. Esatto, ma. Esatto. Insomma, un piccolo paese come Cicognola ha la fortuna di avere persone attive che diciamo riescono a fare culture e a coinvolgere la popolazione anche al di là dei loro confini. Quindi siamo molto felici di averti con noi. Ciao Marco. Ciao, Poi io sono altrettanto felice. Grazie. E poi diremo che cosa c'entri tu con Viviana, perché diciamo se, la nostra ospite d'onore oggi è Viviana. E poi abbiamo un mio carissimo amico che è stato per me veramente una gioia averlo, perché finalmente almeno lo vedo virtualmente. Eravamo abituati a vederci prima del lockdown in maniera abbastanza continuativa, soprattutto con sua moglie, che io adoro ed è lì vicino. Ciao Anna Maria. E, dunque, lui è Italo Maroni, è un architetto, diciamo, ci siamo conosciuti facendo attività politica e dopodiché ho scoperto che è una persona straordinaria. Tra le altre cose è un grande lettore, preferisce i gialli, però è anche un lettore onnivoro, quindi ogni tanto ci scambiamo pareri. Soprattutto Italo è qui perché io ho conosciuto Viviana tramite Italo. Mi ha detto: devi assolutamente leggere Viviana, seguila su Facebook, è fantastica. E quindi io l'ho fatto perché obbedisco agli amici e Italo è qui. Ciao caro. Ciao, ciao, Ciao grazie Italo. dell'invito. Ciao a tutti. Di Marco, vuoi dire qualcosa? Volevo salutare Italo, ho salutato Italo. Certo. Ciao Va Marco, ciao benissimo. Viviana. Allora,
Allora, io partirei, Viviana, se tu sei d'accordo, con il leggere un pezzettino di uno dei tuoi racconti, che a mio parere è una sorta di poetica. Poi parleremo di tante cose, perché peccato che sia un vizio, è prima di tutto un titolo bellissimo. E poi tu, diciamo, in questi racconti hai mescolato vizi danteschi. Scusate se parlo di Dante, ma chi segue la nostra pagina sa che abbiamo Dante fino a sopra i capelli e dal 20 di febbraio pubblichiamo ogni giorno un canto di Dante, quindi alcuni vizi danteschi con vizi molto più moderni, diciamo, comunque molto interessante. Però io, se tu sei d'accordo, prima di lasciarti la parola e quindi lasciarti raccontare come sei arrivata alla scrittura e così via, leggerei questo pezzettino dal racconto che si chiama appunto Raccontami una storia. Vado? Ok. Scusate, perché qui abbiamo una lettrice professionista, io mi vergogno un po', però lo faccio lo stesso, perché lei mi perdonerà. Togli l'audio, Tolgo togli il l'audio, microfono. cioè il mio, vuoi dire? No, Così? no, il mio. Va bene, sarebbe stato bello dire togli il tuo audio così. Allora, raccontami una storia. Seduta su una panca del borgo medievale del Valentino, la donna prendeva appunti su un quaderno a quadretti, dalla copertina consumata ai bordi. Ogni tanto si bloccava, alzava lo sguardo, si metteva a fissare le persone di passaggio come in trance e poi riprendeva a scrivere. Andrea la stava osservando da almeno 10 minuti, stupito da quell'atteggiamento che gli pareva quantomeno bislacco. Salto un po' perché sennò riveliamo troppo del racconto. Andrea arrossì. Mi scusi, prese a balbettare. So che non è buona educazione fissare la gente, ma ecco, sono rimasto incuriosito. Mi stavo chiedendo, lo sguardo della sconosciuta oscillava fra il divertito e il pensieroso. Poi la tizia si decise a sorridere e le guance le si riempirono di fossette e piccole rughe di espressione. Scrivo storie, molto semplicemente. Ah, bene, la sua curiosità era stata soddisfatta e lui non aveva niente di intelligente da aggiungere. Si sentì un maleducato e un importuno. Osservo le persone e poi cucio addosso a loro vite immaginarie. Scrittore, giornalista, una di queste vite immaginarie la donna la, diciamo, costruisce intorno a un anziano che passa. Scrittore, giornalista e scrittore. È stato anche finalista al premio Strega, mica roba da niente, spiegò lei, senza togliere lo sguardo dal vecchio. Viene qui ogni domenica mattina. Era un rito fra lui e la moglie, ogni domenica. Passeggiata al Valentino, caffè e due paste, poi, prima di pranzo, vermut al bar qui a fianco. Con il bel tempo stavano sempre sul terrazzo, sotto i glicini, a guardare il fiume. Lei è morta da 2 anni e lui si sente molto solo. Ha perfino smesso di scrivere e vive di ricordi. Gli ci vorrebbe un nuovo motivo per sorridere. La donna annuì in silenzio. Perché? La donna lo guardò in maniera interrogativa. Perché cuci storie addosso a sconosciuti? Perché mi diverte? Perché non posso farne a meno? E perché mediamente le persone hanno vite noiose, così piatte, così tristi, così abitudinarie? Io regalo loro qualche guizzo di vivacità, coloro le loro esistenze. Viviana, complimenti, perché diciamo, Grazie. questo racconto fa capire le tue doti stilistiche, ma anche in qualche modo penso che sia rivelatore rispetto a quello che tu fai veramente. Raccontaci come sei arrivata alla scrittura. Allora, alla scrittura, beh, tecnicamente ci sono arrivata attraverso la provincia pavese. Perché io dai 18 ai 26 anni ho collaborato con la provincia. Ovviamente, vabbè, lascio tutto dalla passione per la lettura, ovviamente, perché non si può scrivere senza avere. Io dico sempre che prima di scrivere un racconto, non un romanzo, ma anche solo un racconto, bisogna aver letto centinaia di libri.
e poi forse mettersi a scrivere, perché è più necessario leggere che scrivere. Quindi, fermo restando il bagaglio scolastico, liceo classico, tutte queste cose, tecnicamente ho proprio iniziato a 18 anni con la provincia pavese e mi ha dato una forma, benché si trattasse di cronaca, mi ha dato anche il gusto per la brevità, per la sintesi. Mi ricordo che il mio ex caporedattore Giovanni Maggi di Voghera diceva: la notizia la devi dare entro le prime 10 righe perché oltre il lettore non va. Adesso direbbe che non va oltre il titolo, ma vabbè. Poi la passione per il racconto viene anche da alcune mie letture, ad esempio Dorothy Parker, che per me è una delle mie maestre. Io uso molto la chiave del sarcasmo e dell'ironia e faccio riferimento. Io che amo molto i classici europei, per me scrittrice vuol dire Jane Austen. Quando qualcuno mi dice che sono scrittrice, io dico di no, non è vero, io scrivo storie, che è diverso. Per me scrittrice significa Jane Austen, significa sorelle Bronte, quella è la mia formazione. Però per la mia cifra stilistica mi faccio riferimento a tre autori americani, che sono Dorothy Parker, inarrivabile, Woody Allen e la grande compianta Erma Bombeck, che era una scrittrice umoristica americana morta negli anni 90. Quindi io approdo, diciamo, per lavoro. Poi a 26 anni lascio tutto, mi metto a fare altro e non scrivo più niente. Riprendo nel 2003 sotto forma di un blog personale, Vita Stordita, e poi da lì, dopo qualche anno, mi decido a raccogliere una serie di racconti e mi decido a spedirli alle case editrici. Ovviamente la prima cosa che tutti dicono è: in Italia il racconto non funziona. Però, visto e considerato che io sono testarda come pochi, ho deciso di perseguire la mia via e io continuo a scrivere racconti. Sono approdata felicemente, quindi prima pubblicazione l'ho fatta nel 2015 con Primula Editore di Voghera, con Giorgio Macellari. E dopo qualche mese, in quel periodo, ecco che ce lo fa vedere Marco, con la copertina del mio amico Lorenzo Buioli. E in quel periodo io ero lettrice ai buffet letterari a casa della scrittrice, lei sì che è scrittrice vera, non farlocca come me, Barbara Garlaschelli, e quindi lei, quando ha scoperto che io scrivevo, sono approdata a Sdiario, che è il suo blog letterario. E lì ci sono riconosciuta, perché non è un posto dove ti dicono in Italia il racconto non funziona, ma anzi lì pubblicano racconti, soprattutto racconti. E quindi mi sono un po' sentita nel mio. E da lì poi ho preso tutta una serie di collaborazioni, di esperienze. Quello che racconti è molto interessante. Primo, perché io mi riconosco, anch'io ho fatto una carriera giornalistica, mi sono iscritta all'albo, per cui riconosco, diciamo, la scrittura che viene dai maestri di giornalismo. Allora, per fare il giornalista dovevi fare pratica in una redazione e lì imparavi tantissimo. Imparavi che, diciamo, la cosa più interessante andava detta nelle prime 3 righe, perché altrimenti l'articolo non lo leggeva neanche. Esatto. Esatto. E poi io sono un'appassionata di racconti. Pensa che qualche tempo fa abbiamo presentato su questa pagina un giallista, un grande scrittore, a mio parere, che si chiama Pier Giorgio Puglisi. Il suo ultimo libro è Un colpo al cuore, bellissimo veramente. E lui ha detto che lui ogni tanto torna ai racconti perché i racconti gli servono per fare la punta alla matita, che secondo me è una bellissima definizione, perché il racconto, costringendoti in uno spazio, diciamo, limitato, a mio parere è, diciamo, la quintessenza della scrittura, ecco, e del Il resto. racconto, secondo me, non ti dà molte possibilità di barare, non puoi infiocchettare. Io le chiamo quelle, io ho una prosa molto, molto asciutta, molto essenziale. Certi barocchismi se li può permettere solamente Amado, secondo me. Ma sì, non, io non sono né Marquez né Amado. E secondo me il racconto breve è una palestra e non ti permette di barare.
Certo. Non ti permette di infiorettare, di infiorettare, infiocchettare e costruire queste meringhe dolciastre e voluminose che fanno scena. E lì il racconto ti svela, secondo me, è molto rivelatore. E poi un'altra cosa che mi piace del racconto è quando il racconto è a un finale aperto. Questa cosa fa un po' indispettisce alcuni, piace ad altri, insomma, non è che tutti siano soddisfatti, però è un regalo che dico io faccio un regalo al lettore, no? Questo, io ti regalo questo racconto, il finale metticelo tu, quello che preferisci. Certo. A tuo piacimento, quindi puoi farlo finire bene, male, puoi dargli mille finali e lo considero un omaggio a chi ha la bontà e la pazienza di leggermi. Certo. Senti, facciamo intervenire i nostri amici. Chi vuol parlare per primo? Italo Ruggero. Marco, perfetto. Vai, Marco. Sì, chiedevo di parlare ora per collegarmi a quello che ha detto questo scrittore, Pier Giorgio Puglisi, di cui conosco soltanto il nome. Ho letto delle recensioni ottime, ma non ho ancora letto nulla di lui. Ve lo consiglio, vero Italo? Bene, Un libro bene, bene, grazie. bellissimo. Grazie. Perché sì, farla punta alla matita, è vero. Adesso Viviana mi sembra che la punta alle matite ne abbia fatta di punta. Quello che volevo dire è che lei ha dei personaggi che delinea in maniera, a mio avviso, fantastica, ma che è anche un peccato costringerli nello spazio di 4 o 5 pagine, la durata di un racconto, insomma, la lunghezza di un racconto. Sarebbe bello che Viviana regalasse loro più spazio, quello ad esempio di un romanzo. Mi vengono in mente, non so, alcuni suoi personaggi che troviamo sia in Peccato che sia un vizio, sia nei Figli di Arianna. Alcuni suoi personaggi meriterebbero davvero più spazio. E dicevo, mi viene in mente che troviamo in Peccato sia un che si inquadra, ecco. Si In vede Peccato che sia un bene, sì. vizio, mi viene in mente Cristina, che probabilmente personaggio che probabilmente è ispirato anche ad una nostra amica comune, probabilmente. Mi viene in mente Gilda La Rossa, mi viene in mente anche la Cosetta Maggi del racconto Il Ciondolo. La Carolina Inverniz di Rea Confessa Quello è è delizioso, delizioso, veramente delizioso. delizioso proprio. E, davvero, io leggerei volentieri qualcosa di Viviana, qualcosa di più organico, di più lungo. Nulla toglie che, come diceva Viviana, è vero, i suoi racconti sono perfetti, stilisticamente, a mio avviso, perfetti. Io non ho formazione letteraria, no? Però mi piace leggere e leggo molto volentieri i racconti di Viviana. Certo che qualcosa di più organico, di più lungo, io lo leggerei volentieri di Allora, Viviana, la prossima sarà un romanzo? Quando sarò grande, ma in realtà io ho una bozza di romanzo, come tutti gli italiani, no? Che hanno un romanzo nel cassetto, anch'io ce l'ho, ma mi sono impelagata in un giallo ed è mi sono proprio impantanata. La bozza c'è, chi lo sa che quando sarò grande non decida di metterci le mani. Guarda, se sei impelagata in un giallo, ti può senz'altro aiutare Italo, perché Italo legge l'80% delle Giusto, sue letture sono gialli, giusto, mio caro? giusto. Raccontaci Una tu. bella, credo di avere una bella esperienza nei gialli, ma comunque. No, no, io devo dire che ho conosciuto Viviana attraverso le sue letture, perché non avevo mai avuto modo di leggerla e grazie a Marco, che ha davvero un'attività interessantissima al centro culturale dell'Officina di Cigognola, che adesso finalmente, viva Dio, riapre dopo tanto tempo di chiusura.
Ho avuto occasione di vedere diverse volte Viviana durante presentazioni di altri autori anche, impegnata a leggere, a fare le letture. E devo dire che mi aveva colpito molto. Poi ho visto uno spettacolo che loro hanno fatto anche, che si chiama Storie oltre il cancello, che è uno spettacolo con letture di lettere scritte dai ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Voghera prima che lo chiudessero, che è davvero una cosa bellissima, interessantissima, che mi ha dato la misura anche della sua, come dire, capacità di recitazione, eccetera, insieme a Marco, perché anche Marco recita in questa cosa bellissima, che consiglio a tutti. Adesso spero che riparta anche questa in qualche modo, tutto bloccato dal Covid. E poi niente, ho avuto la fortuna di leggere questo libro, questa raccolta di racconti, che mi hanno molto colpito, perché sono molto piacevoli da leggere, però sono anche molto piacevoli da rileggere, nel senso che a una seconda lettura si riescono ad approfondire alcuni elementi del racconto che sono molto, molto peculiari. Il pezzo che hai letto tu prima, e adesso magari ne leggerete qualcun altro, è molto bello perché contiene, specialmente nella fase finale, quando dice coloro i raccontano, coloro la tua. Ecco, ci sono questi piccoli elementi che danno la misura e la cifra e l'interesse per queste letture. Questo devo dire, è molto, mi interessa molto, ecco. E poi se scrivi un giallo va benissimo. Sono ansioso di leggerlo, guarda. Beh, guarda, alcuni dei racconti di Viviana in effetti hanno una Ah sì, conclusione, vero? Cioè, assolutamente. infatti, cioè, voglio dire, uno di quelli deliziosi che ha citato Marco, quello di Carolina Invernizzi, è veramente, beh, è quello, è un piccolo perfetto Sì. giallo, capisci? Cioè, Certo. esatto, quindi secondo me ce l'ha Devo nel dire DNA. che un po' fuori dalle righe, ma di questi racconti quello che a me piace di più, perché è cattivo, è l'anello debole, Sì, perché è proprio cattivo questo, ma è una cattiveria, come dire, pilotata ed efficace, e che ci vuole ogni tanto. Insomma, basta questo buonismo che non ha senso. beh, Quindi. in effetti, pur non essendo, non è un libro splatter, un giorno ho contato. Sono poche pagine, ci sono tipo boh, 16 omicidi Sì, è vero. e una strage planetaria, però non è splatter. Poi alla fine, però, uno vuol dire, solidarizza con questi assassini, sta persino dalla parte degli assassini, dei truffatori, insomma, a volte bisogna Guarda, essere un po' cattivelli nella vita. diciamo. È la nostra parte nascosta che ha una Ma neanche troppo rivalsa. nascosta, ma no, ma non nascondiamola, ma no, tiriamola fuori, la nostra cattiveria. Guarda, io ho tenuto per un anno una rubrica su Sdiario che si intitolava, Barbara mi ha detto, inventati qualcosa di nuovo. Oddio, cosa mi invento? Panico, ho detto, senti, vabbè, la posta del cuore la fanno tutti, facciamo quella del pancreas, perché è una risposta cazzo. Perché una risposta cazzo non si nega a nessuno, per cui gente che mi scriveva sono disperata, mio marito vuole lasciarmi, ma lascialo prima tu, ma cosa te ne fai di un vecchio, ma vai dall'estetista, vai dalla parrucchiera, fatti gnocca e trombati uno di 20 anni più giovane, cosa te ne fai di uno di 60 anni, voglio dire. Quindi un po' di cattiveria nella vita Ci ci vuole, vuole. un po' Ci di tenevo, scusa, ancora a dire falcidio. una cosa, mi stavo dimenticando. Magari qualcuno lo sa, qualcuno no, ma noi siamo
due o tre amici che fanno volontariato in biblioteca e abbiamo una biblioteca, diciamo, privata, nel senso che adesso quelle di Pavia sono tutte chiuse e quindi ne abbiamo fatta una raccogliendo libri donati da tutti gli amici, eccetera. Grazie a Antonella che ce ne ha date tre borse e quindi abbiamo circa 1500 volumi, abbiamo raccolto in tre mesi, da mettere a disposizione di chi vuole leggerli, eccetera. E questo lo dicevo perché siamo entrati in contatto con un gruppo di Voghera, dell'amico Adriano Arlenghi, che anche lui si interessa un po' di queste cose e ha raccolto una serie di autori, eccetera, che pubblicano su Facebook a titolo gratuito. Ma io lo dicevo per un'altra cosa, perché comunque con la nostra biblioteca mandiamo in giro delle mail, e in questi mesi dove non era possibile, magari quando non era possibile aprire, eccetera, abbiamo mandato molte mail con allegati racconti che amici scrittori ci avevano mandato e che hanno messo a disposizione dei lettori, eccetera. Ebbene, adesso non voglio fare gli altri nomi, ma ce ne sono alcuni anche, diciamo, abbastanza conosciuti. Le risposte che ci sono arrivate dai lettori, devo dire che molti ci hanno chiesto, perché dato che abbiamo mandato anche dei racconti di Viviana, che gentilmente ci ha mandato, molti ci hanno chiesto: ma chi è Viviana Gabrini? Perché, no, davvero, è una cosa particolare, perché di solito ci ringraziano. Mantenetemi, ho tre gatti. Assolutamente, perché i racconti suoi hanno, come dire, se fossimo in televisione direi: ma hanno bucato il video, no? E sono arrivati, e quindi molti ci hanno chiesto delucidazioni e informazioni, e questo è stato molto bello. Io l'avevo sempre detto ai Naudi che avrebbero dovuto pubblicare, ma non hanno voluto sapere, peggio per loro. ma noi lanceremo Prospero Editore, vedrai. C'è un commento, Euro Carello, che dice: la posta del pancreas è imperdibile, da leggere assolutamente. Quindi ciao Euro, questi sono gli amici. Ah, tornando, facendo un passo indietro, una precisazione: siccome abbiamo parlato di Storie oltre il cancello, questo reading sono storie vere del manicomio di Voghera, tratte dalle cartelle cliniche, tratte da altri, e sono tutti, è una pièce teatrale scritta interamente da Novella Limiti, che è anche la regista. Lei è una regista e scrittrice di Stradella, ci tenevo a dirlo perché insomma il lavoro è suo ed è un lavoro bello impegnativo che le è costato un sacco di tempo e credo anche di fatica. Ecco, questo per dire, e recitiamo sia io che Marco, e abbiamo anche una scena, una lettura insieme dove io sono Adele, una incendiaria schizofrenica, e lui è il mio psichiatra. C'è anche una foto di scena molto bella in cui io sono davanti a questo fuoco, sono anche strinata un braccio quella volta lì, e lui è vicino col camice, molto professional, molto. Quindi facciamo anche questo. Dobbiamo assolutamente riproporre questo spettacolo, Marco. Guarda, e Viviana, noi, perché sì, sì. Era la cosa che ti avevo proposto all'inizio. Lo facciamo in Salone Teresiano. Assolutamente. Quando riapre il salone, l'unica valore. Cosa che però c'è una scena in cui noi dobbiamo dar fuoco a dei documenti. Secondo il rettore ci impala sulla pubblica piazza. Allora, il rettore con noi non c'entra niente, perché noi siamo una biblioteca del Ministero della Cultura. Va bene, però il ministro ci impala sulla pubblica piazza. È arrivata da tre settimane una nuova giovane direttrice coraggiosa. Vabbè, ma noi ci inventiamo qualcosa, invece di dar fuoco ai libri ci prendiamo, sai, dati gottà, quei finti falò, facciamo qualcosa per evitare, diciamo, di sacrificare il salone del Piermarini all'arte, ecco. Però sì, però finiamo su tutte le pagine nazionali, internazionali, diventiamo famosissimi. Ho capito che dobbiamo mantenere i gatti, Viviana, però il salone Teresiano ha anche lui diritto di vivere, capisci? No, comunque no. È un lavoro veramente significativo.
Per il territorio e anche fuori dal territorio, perché comunque sono storie universali. E sul territorio, sempre quando adesso vabbè, siamo ovviamente fermi, l'abbiamo fatto 2 volte in streaming, grazie a Giacomo Doni, che ha organizzato un festival proprio dedicato al percorsi manicomi per mano, percorsi manicomiali anomali, in cui si parlava della follia in tutte le sue declinazioni. E devo dire che è veramente un lavoro toccante. Perché sono storie. Chi è del territorio, qui inoltre Papavese, tutti hanno avuto a che fare prima o poi con il manicomio, perché 100 anni di attività non sono poche. Ma anche da fuori, insomma, sono storie, ribadisco, universali, quindi sono toccanti. È un lavoro importante per la memoria, secondo me, e per la Guarda, memoria collettiva. troveremo il modo di riproporlo veramente in Salone Teresiano, perché diciamo, da qualche anno il Salone Teresiano è diventato un posto molto aperto. Abbiamo fatto veramente di tutto, compreso un concerto con 43 elementi, spettacoli teatrali. Abbiamo fatto davvero non solo le presentazioni dei libri, ma di tutto. Quindi secondo me è fattibilissimo. Abbiamo fatto tanti spettacoli teatrali, per cui insomma sarà bello. Senti, Viviana, che ne dici per tornare al libro? Che Sì. questo noi dobbiamo, siamo dei pessimi abbiamo un pessimo marketing, dobbiamo diciamo presentare questo libro. Che ne dici di leggere il pezzo che hai scelto tu? Io ho scelto un pezzettino un po' lunghetto, da Oro alla Patria. Perché, allora, posso dire, sì, lo dico, sono antifascista. Ah, sì, lo puoi E dire anche noi. sono una razza in via di estinzione, sono una comunista, siamo rimasti io e pochi altri, sono gramsciana nell'animo. E questo racconto l'ho scritto, è stato uno sfogo, perché quel giorno ero molto irritata, sono proprio una signora, con questa ondata fascio-legaiola che purtroppo ahimè, ha colpito l'Italia, ma non solo, l'Oltrepò Pavese, se io penso che l'Oltrepò Pavese dove io vivo, sono nata e cresciuta, è stata terra di partigiani e di resistenza, mi viene da piangere. Quindi io ho messo dentro delle cose vere, perché dentro ci sono anche delle cose che appartengono alla storia della mia famiglia, e ho messo un Tronconi, questa figura così di fascistotto, di gerarchetto locale, l'ho messo in una situazione poco simpatica. Ecco, io adesso vorrei leggere, è un po' lunghino, però non lo leggiamo tutto, ma quando io dirò Tronconi, voi associatelo, così rende meglio, lo associate a una persona che vi sta antipatica, non so, tipo Salvini, Uno a caso. ma così. Quindi non lo prendiamo dall'inizio il racconto, ma andiamo subito. Era il 18 dicembre del 1935, quando il regime fascista decise di istituire la giornata della fede. La causa bellica in Abissinia necessitava fondi e il duce chiedeva agli italiani di donare gli anelli nuziali alla patria. L'eco della grande propaganda nazionale consentì al regime di raccogliere 37 tonnellate d'oro e 115 d'argento. Gli italiani avevano aderito con entusiasmo e alcuni con un po' più entusiasmo degli altri, visto che qualche anno dopo, esattamente il 27 aprile del 1945, un paio di damigiane piene zeppe di quelle fedi furono sequestrate dai partigiani della 52esima Brigata Garibaldi Luigi Clerici ai gerarchi in fuga con Mussolini. Ma questa è un'altra storia. Torniamo invece alla nostra storia. L'effetto della propaganda di regime si fece sentire in pieno anche nel paese di campagna dove i nonni vivevano, poco più di 1600 abitanti, la maggior parte dei quali forza lavoro nei campi, nelle stalle o nelle fornaci, che all'epoca lavoravano solo 6 mesi all'anno. Nei rimanenti 6 mesi, gli uomini che non erano impegnati nella manutenzione degli impianti cercavano di portare a casa 2 soldi dalla campagna. Insomma, a casa nostra non c'era affatto da scialare. In quel dicembre del 1935, nonno Livio era l'unico a mantenere la famiglia, che oltre a sua moglie, nonna Maria, era formata da 5 figli, di età variabile fra i 10 e i 2 anni, di un sesto figlio in arrivo, e di 3 genitori anziani a carico, i bisnonni Ettore, Berenice e Brunella. Per
Diciamolo, a casa dei nonni si tirava d'abitudine la cinghia e solo grazie all'orto, alle galline e alla paziente, la mucca che da anni aiutava la nonna ad allattare i suoi numerosi figli, non si era ridotti alla fame. Così privi di mezzi come erano, quando i nonni si erano sposati, non avevano potuto comprarsi le fedi nuziali. Il nonno vi aveva rinunciato, mentre la nonna aveva ricevuto in dono dalla madre Brunella l'anello che era stato della trisavola Amelia. Dopo i figli, il marito, i genitori e la paziente, la fede della trisavola Amelia era la cosa a cui nonna Maria teneva più al mondo. Nemmeno se viene il porco in persona a strapparmela dalle dita, aveva sentenziato quando il duce aveva annunciato la raccolta degli anelli nuziali e aveva nascosto la fede in un posto segreto conosciuto a lei sola. Così, quando i compaesani erano stati chiamati alla cerimonia di donazione, lei e il nonno non si erano presentati. In paese c'era stato qualche mugugno, qualche cattiveria, ma era plausibile che quei due, ricchi solo di figli di idee bolscevichi, non avessero avuto il denaro sufficiente per comprare gli anelli. La faccenda dell'oro alla patria sembrava dimenticata quando qualche mese dopo, nella tarda primavera del 36, un manipolo di camicie nere arrivò nel cortile dove si affacciava la casa dei nonni. A capo del gruppetto di teste calde e veloci di mano c'era il Tronconi. Alto, grosso, amante delle carte e del vino, poco incline al lavoro, Tronconi non brillava per intelligenza, ma era un fascista della prima ora e dopo anni di impegno, manganellate e olio di ricino distribuiti con generosità, era arrivato a ricoprire l'incarico di segretario del fascio del paese. Dai suoi concittadini era più temuto che rispettato e nemmeno il podestà, un farmacista che veniva da un'agiata famiglia di proprietari terrieri, lo amava troppo, ma le mani veloci del Tronconi erano servite nei primi anni della salita al potere del regime e ora godevano dell'adeguata ricompensa. Fra il Tronconi e la mia famiglia non correva buon sangue. In paese tutti sapevano che mio nonno e i suoi fratelli si professavano comunisti e pur non facendo attività politica era normale a casa nostra che ogni tanto qualcuno venisse prelevato e portato in prigione per un paio di giorni. Ci avevano fatto l'abitudine, quei soggiorni forzati in famiglia venivano allegramente chiamati la villeggiatura. L'ultima villeggiatura però era stata anche la più drammatica. Il prozio Luigi, carrettiere, era stato pestato a sangue e lasciato mezzo morto in un fosso. Alcuni giorni prima del pestaggio qualcuno aveva messo in giro la voce che Luigi avesse montato sul suo carro un grosso ombrellone parasole di uno sgargiante rosso, evidente segnale di propaganda bolscevica. In realtà il parasole era giallo, ma Tronconi aveva usato quella scusa per colpire pure pesantemente la mia famiglia. L'episodio violento aveva suscitato clamore, ma ovviamente nulla era stato fatto contro quel plateale abuso. Erano passati giusto 6 mesi dal pestaggio e ora il Tronconi aveva la sfacciataggine di presentarsi a casa nostra insieme a 4 dei suoi fedeli uomini, i corvi, come li chiamavamo noi segretamente in famiglia. Tronconi e le sue camicie nere si disposero davanti all'uscio di casa e presero a chiamare a gran voce nonna Maria, che si affacciò sulla soglia seguita da un nugolo di mocciosi. Vestita con un modesto abitino di cotone a fiori blu e coperta da un grosso grembiule di tela grezza bianca, Maria si sentì montare il sangue alla testa alla vista di quei delinquenti vestiti da beccamorti. «Che cosa volete? Mio marito non c'è, è alla fornace, insieme a tutti gli altri uomini. Qui ci sono solo donne, vecchi e bambini. E cosa volete da noi?» Il tono era bellicoso. Dai nostri registri, prese a cantilenare il Tronconi, che quando parlava cercava di imitare la cadenza e le posture del suo duce, risulta che voi non avete donato le fedi nuziali alla patria. Siamo venuti a prendercele. Non abbiamo donato fedi nuziali perché non le abbiamo mai avute e questo il podestà lo sa benissimo. Se sei sicura di quello che dici, disse Tronconi, allora non avrei problemi a lasciarci entrare e cercare. Maria era paonazza per lo sforzo di non lasciarsi andare a insulti e invettive e suo malgrado dovette farsi da parte mentre Tronconi e i suoi corvi prendevano a frugare tra le misere cose della famiglia. I piccoli erano atterriti, i bisnonni spaventati. Dalle case attorno le vicine, tenendo per mano i loro bambini, si erano avvicinate e commentavano a bassa voce
quanto stava accadendo. Zio Guglielmo, che all'epoca aveva 10 anni e mezzo, scivolò non visto nella camera da letto dei bisnonni e da lì al cortile sul retro. Intanto i corvi finivano di mettere a soqquadro la casa, rimanendo loro malgrado a mani vuote. Tronconi aveva lo sguardo torvo e si capiva che avrebbe dato anche la sua camicia nera pur di trovare qualcosa, qualsiasi cosa che l'autorizzasse a colpire quella famiglia di Rossi che si ostinava a non prendere la tessera del partito e a non iscrivere i figli agli inquadramenti di regime. Nervoso, fece scivolare lo sguardo lungo le pareti bianche di quella casa assai modesta, fino a quando non inciampò nella figura alta e sottile dello zio Guglielmo, che era appena rientrato di soppiatto. «Ehi tu, ragazzo, vieni qui!» Tutto il cortile, qui salto un pochino, tutto il cortile stava con il fiato sospeso. Prendersela con una donna incinta, con un vecchio, con un branco di ragazzini, era vergognoso. Tutti lo pensavano, ma solo Lita, la migliore amica di nonna Maria, ebbe il coraggio di sgusciare via e non vista di filare dritta in paese alla ricerca del podestà. Il farmacista era sì fascista, ma nemmeno lui avrebbe tollerato quella violenza contro una famiglia priva di difese. Mentre Lita correva a rotta di collo verso il centro del paese, Tronconi cercava di far parlare zio Guglielmo, improvvisamente colto da un apparente mutismo. Avanti, ragazzo, dimostra di essere un vero patriota e dici se hai mai visto tua madre, tuo padre o chiunque della tua famiglia nascondere dell'oro. Zio Guglielmo non aprì bocca e a occhi bassi si limitò a scuotere la testa rasata in segno di diniego. Sei sicuro? Magari hai visto qualcuno nascondere qualcosa. Zio Guglielmo ebbe un attimo di esitazione, poi accennò un timido sì, sempre scuotendo la testa. Alla piccola folla di spettatori scappò un oh di stupore, a Tronconi un ah di soddisfazione. La nonna, raccontano, aveva il colore della cera. E che cosa hai visto nascondere? Un baule? Una cassa? Una botte? La fiducia di Tronconi sulle nascoste possibilità economiche della mia famiglia dovevano essere decisamente ottimistiche. Zio Guglielmo faceva sempre di no con la testa, annuì solo quando Tronconi pronunciò la parola scatola. Fammi vedere dove l'hanno messa, gli ordinò l'uomo alzando la voce. Guglielmo, senza guardare in faccia la madre, abbassò gli occhi neri e si avviò verso il cortile interno del caseggiato, quindi verso le stalle, seguito dai corvi, dalla famiglia e dall'intero vicinato. Si fermò solo vicino alla letamaia, una buca scavata a ridosso degli stabili degli animali, dove venivano raccolte le deiezioni dei maiali. Nella letamaia? Chiese costernato Tronconi. Zio Guglielmo fece di sì con la testa. Tronconi ebbe un momento di esitazione, poi guardò mia nonna e le disse: Entra lì dentro e cerca la scatola. Con questa! Gli rispose prontamente la nonna, battendosi le mani contro un ventre ormai giunto al termine della gestazione. Le donne attorno mormoravano scontenti, oramai fuori controllo. Che indecenza prendersela con una donna incinta, con dei vecchi, con dei bambini! In Abissinia conquistano l'impero e tu qui, Tronconi, hai paura di un po' di letame. La frase della bisnonna Brunella scatenò un'ondata di risate, dapprima trattenute e poi sempre più liberatorie. Zitte tutte, vi sparo, dannate galline! Gridò Tronconi, ristabilendo il silenzio. Tronconi ebbe ancora un attimo di indecisione e si rivolse di nuovo a Guglielmo. Ragazzo, sei sicuro di aver visto qualcuno buttare una scatola nella letamaia? Zio Guglielmo annuì. Chi è stato? Questa volta Guglielmo abbassò la testa e non rispose. E va bene, mormorò Tronconi con lo sguardo di chi aveva appena preso una decisione cruciale per il bene del paese. Camerati, nella letamaia, a cercare la scatola dell'oro. I camerati comprensibilmente accolsero l'ordine con la giusta dose di ripugnanza, ma Tronconi fu irremovibile. Credere, obbedire, combattere e nuotare nei liquami se a chiederlo era la patria, per Dio! Nel corso degli anni che seguirono, la storia venne raccontata più e più volte, quasi
quattro camicie nere immerse nelle deiezioni dei maiali fino a mezza coscia, che scandagliavano il fondo con le braccia infilate fino oltre ai gomiti. Uno spettacolo allo stesso tempo disgustoso e imperdibile. Complimenti, come scrittrice e come attrice. Come finisce, poi uno se lo legge, ma io quel giorno ero veramente frustrata, mi sono sfogata infilando il troncone, perché poi ci finirà anche il troncone. Bene, comunque questo vi dà l'idea, insieme a quello che avevo già letto io dello stile di Viviana, ogni racconto è diverso dall'altro. Scusate se io muto i microfoni mentre parlo perché abbiamo un problema di rimbombi. Diciamo, io ho calcolato che i vari vizi che ci sono nei racconti sono avarizia, gola, ira, accidia, perché sai, c'ho Dante che mi rimbalza in testa, quindi lussuria, però poi ci sono delle cose, superbia, però poi c'è, per esempio, ci sono delle cose che per noi non sono vizi. Per esempio c'è la fantasia. Cristina è un racconto in cui qual è il vizio? Il vizio è l'immaginazione. La disobbedienza. Cristina, ma esattamente come questo di zio Guglielmo, l'oro e la patria, è la disobbedienza. Cristina, la madre le dice non allontanarti, non fare determinate cose, lei disobbedisce e fa di testa sua, quindi la disobbedienza. Ma è come in Gilda la Rossa, è il vizio dell'alcolismo. Certo. Cioè, quindi certo. Vado oltre. In realtà il nucleo centrale degli primi sette racconti, io li avevo scritti per un blog che si chiama Seven Blog, e un blog bellissimo di due pavesi, Deborah Borgognoni e Fabio Muzio, e appunto ispirato ai peccati capitali, quindi ai vizi capitali. Quindi io avevo scritto questo nucleo e poi ho allargato con la menzogna, con l'omicidio, con certo. Altre cose che non sono considerate esattamente delle perle di virtù. Certo, sì, comunque guardate, io vi consiglio vivamente questo libro perché è un libro delizioso e vi consiglio anche la antologia che ci hanno mandato, anch'io, Storie di donne al limite. Qui c'è un brevissimo racconto di Viviana, diciamo che se non si è distrutta magari poi prima dei saluti lo leggiamo, e poi ci sono racconti di ben 44, cioè sarebbero 43 scrittori perché l'ultimo è una ripresa, 43 scrittori che raccontano e parlano della violenza sulle donne, Storie di donne al limite, questo è il sottotitolo, ed è curato da Eiko Kaimi. Anche questo, insomma, per quello che ho letto un po' antologicamente, mi sembra un bellissimo libro. Allora, ridiamo la parola ai nostri due uomini, se la meritano, sì, Marco e Italo, perché tra un po' dobbiamo salutarci, non sembra, ma è passata quasi un'ora, quindi. Io la darei a Marco perché così ci racconta di, va bene, dell'officina. Officina, che merita davvero tanto. Va bene. Volentieri, grazie. Posso parlare a ruota libera, allora? Sì, non t'allargare troppo. L'officina si chiama esattamente l'Officina delle Buone Idee, nata nel 2016, e abbiamo in questi anni organizzato veramente diverse iniziative, presentazioni di libri, mostre, concerti, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Cigognola. E le attività che abbiamo ripreso a fare ora consistono innanzitutto in una mostra che inaugura sabato 22, quindi dopodomani, Mostri in Mostra. È una
mostra di piccole sculture che vogliono rappresentare in effetti dei mostri, piccole sculture in ceramica colorata. Gli scultori sono Ettore Nicotra e Guido Conti, sono due personaggi prestati alla scultura perché sono rispettivamente un avvocato e uno scrittore. Di Ettore Nicotra non so dire quali siano le sue cause che ha portato in tribunale, di Guido Conti invece so dirvi quali sono i libri, tutti di grande successo, Il grande fiume Po, Le mille bocche della nostra sete, Quando il cielo era il mare, Le nuvole balene. E tutte e due hanno, sì, forse una formazione artistica e la mettono in mostra appunto qui al Polo Civico di Cigognola, siamo in Oltrepò, vicino a Broni, fino al 6 di giugno prossimo. Siamo aperti soltanto il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Ma non è, questo non vuole essere soltanto una mostra, ma anche abbiamo voluto inserire anche due eventi collaterali, va di moda chiamarli così. Allora, uno, domenica 30 maggio alle ore 17, è una lettura scenica, Bravo Brevissimo, sono racconti, anche in questo caso molto molto brevi, racconti umoristici scelti da Guido Conti e che saranno letti proprio dalla nostra Viviana Gabrini, oltre che da Guido Conti, e un commento musicale di Simone Picicchia. L'altro evento collaterale è fatto per il finissage della mostra, quindi il 6 di giugno, domenica 6 giugno, sempre alle 17, è anche in questo caso una lettura scenica, anche in questo caso ritorna ancora il nostro Dante, la lettura si chiamerà mostri in mostra nella Divina Commedia, quindi primo cantico della commedia e i due lettori e curatori di questa lettura, Pietro Colombi e Maria Introini, leggeranno dei mostri nella Divina Commedia, nel primo cantico della Divina Commedia. Ecco, tutto qui. Poi insomma, abbiamo in programma delle altre cose, ma vi terrò informate su queste altre, certo, iniziative, sperando che si possano realizzare, insomma. Certo, grazie, certo, della attenzione. Oh no, grazie a te, guarda, noi abbiamo presentato durante i nostri deliri danteschi, che ormai appunto durano da mesi, il libro di un amico che si chiama I mostri di Dante, lui è un coautore, ed è un activity book dedicato ai bambini, che sta avendo tantissimo successo, proprio sui mostri. Bene, Mirko Volpi. Senti Viviana, allora adesso parliamo del libro che potevamo presentare anche oggi perché esce tra un mese. Raccontaci, sì, che cosa, esatto, il, allora, tuo progetto. Posso dire un'ultima cosa su questo però, perché mi sono dimenticata, certo, la bellissima copertina, di cui amo molto, copertina, è una scultura in rame di Caterina Zacchetti, che è un'artista milanese bravissima. E prefazione di Claudia Rocchini, la fotografa dei gatti. Il libro, che uscirà il 10 di giugno, sempre con Prospero Editore, si intitola 30 racconti indecenti e una storia d'amore. Sono racconti a sfondo erotico, che cioè almeno ci provano, scritti a quattro mani con un musicista milanese che si chiama Mad, che è il suo pseudonimo perché vuole uscire, non vuole... gli piace, è talmente convinto della qualità del nostro lavoro che preferisce non uscire col suo vero nome. Mi è sospettita un po' la cosa, però l'ho accettato di buon grado. E sono scritti, appunto, parlano di Eros, ma hanno tante chiavi, vanno dall'umoristico al BDSM, al noir. Anche in questo caso la copertina, purtroppo non ho ancora il cartaceo in mano, ma in copertina ci saranno due sculture di Caterina Zacchetti, e la prefazione è stata affidata niente meno che Rullo di Tamburi a Valentina Tomirotti, che è un personaggio fantastico, lei è una scrittrice, influencer, nonché una rompiballe fuori scala, ed è una delle persone più incredibili che io conosca. Esce, appunto, uscirà il 10 di giugno e va bene, che vediamo un po' come funzionerà.
Forse si riuscirà a riprendere le presentazioni in persona, anche perché peccato che sia un vizio, è un libro un po' sfortunato. È uscito il 5 di marzo dell'anno scorso, io avevo già in programma diverse presentazioni, il 9 di marzo Conte ha deciso tutto chiuso. Io ho detto a Giuseppe, potevi aspettare ancora un paio di mesi, però mi ha detto di non si poteva. Mi auguro che invece con questo secondo si possa fare un po'. Qualche un po' di strada in più, però io non demordo. Purtroppo, peccato che sia un vizio con me. Dobbiamo esaurire le scorte. C'è un cartaceo da smaltire. Aiutatemi. Non vi diamo dare. Altra cosa, beh, l'altra cosa per cui voleva spendere una parola era anch'io: Storie di donne al limite. Questa antologia, Prospero Editore, è molto vicino a questi temi. Aiko Kaimi, che è uno scrittore di Brescia che io ho conosciuto qualche anno fa, abbiamo anche collaborato insieme sul diario, e lui ne aveva già curato un'antologia che parlava di immigrazione. E questa invece parla proprio della situazione delle donne, dove le donne non sono viste solo come vittime, ma c'è anche una visione di riscatto. Sono 44 racconti, alcuni degli autori li conosco. Da oggi abbiamo iniziato a postare incipiti ed estratti, ne posteremo uno al giorno su Facebook, ovviamente letti da me. È un lavoro di resistenza civile, perché comunque sono temi più che mai attuali. Siamo a un femminicidio ogni 3 giorni, sappiamo benissimo la situazione. E quindi qui parliamo di violenza, di abusi, di soprusi, di diseguaglianza, di trattamento anche sul lavoro, ma di riscatto. Vogliamo dare anche questo messaggio. Certo, grazie mille Viviana, guarda, è stato un incontro molto interessante, sono contenta di aver Grazie. presentato Peccato che sia un vizio, perché è un libro delizioso e perché in qualche modo lancia il prossimo, capisci? Quindi io ti presento, esatto, abbiamo tutti la nostra copia. Io ho presentato questo libro, ti la lancio il tuo prossimo libro, che ti auguro abbia tantissimo successo perché è una scrittura che vale. Diciamo, Grazie, grazie. le persone che leggono tanto come me e come Italo, diciamo, e come Marco, a quello che mi sembra di capire, sviluppano una sorta di quello che Hemingway chiamava shit detector, cioè ti rendi conto se una cosa vale o non vale, capisci? E la tua è una scrittura che vale, bella proprio. Va Troppo bene. buona. Senti, ti dico gli ultimi, ti dico un po' di commenti. Storie oltre le cancelle è uno spettacolo imperdibile che rivedrei volentieri. Sei trascinata in quel mondo e lo vivi con tutta l'anima. Questa è Rosalba Geraci. Grazie Rosalba. Arno Faravelli e Fara Caterina Pellegrino, che ti dicono brava. Carla Angeleri, bellissima la storia, godibilissima la lettura. E poi saluti, complimenti e ringraziamenti da Alice Moggi, Rosalba Geraci, Viviana è fantastica, tra parentesi. Insomma, per cui diciamo, spero che questa cosa sia stata piacevole per i nostri ascoltatori quanto lo è stata per noi. Ecco. Grazie, grazie mille. Io lascio salutare questi due, vi ridò il microfono, però prima vi do appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana noi presentiamo, sempre di giovedì, giovedì 27, questo libro di Francesca Serafini, Tre Madri, che è un libro bellissimo. Francesca Serafini è una sceneggiatrice, questo è il suo primo romanzo ed è un romanzo veramente molto molto interessante. Italo è anche un giallo. Quindi vai. Va bene. Allora vi restituisco la linea così potete salutare anche voi la nostra protagonista. Ciao Viviana, grazie di tutto. Grazie, grazie di Ciao mille. Viviana, grazie di tutto, complimenti ancora e aspettiamo i primi di giugno per il nuovo lavoro, assolutamente. Dai. Va bene, grazie mille. Grazie mille. Va bene, arrivederci a tutti e grazie di averci seguito. Alla prossima settimana. Alla prossima.